Sentire la Juve agitarsi parlando di una ipotetica persecuzione arbitrale, i propri danni, è come sentire i parlamentari che si lamentano per i tagli e i costi della politica e perché i cittadini ce l'hanno con loro. Le proteste per le decisioni del signor Mazzoleni ieri sera al Tardini sono legittime, per carità, ma anche il Parma recrimina per un penalty non concesso per fallo ai danni di Giovinco. E poi la Juve farebbe forse meglio di interrogarsi sulla sterilità del proprio attacco anziché innescare polemiche malsane per il già avvelenato calcio italiano. Clima ben più disteso in casa Parma con il presidente Ghirardi soddisfatto del lavoro di Donadoni. Io sono contento perché ho visto una bella partita, una partita giocata bene da ambo le parti. Ho sentito, mi ha riferito tutti di queste polemiche, ma io penso che siano più riferite all'altro perché stasera forse c'è una squadra penalizzata, il Parma, perché sicuramente su Giovinco è rigore tutta la vita. E negli altri due episodi non li ho visti in TV, ma mi dicono gli esperti, chiaramente non davanti ai microfoni, perché davanti ai microfoni dicono una cosa, poi in privato dicono un'altra, che non era rigore né uno né l'altro. Però, ripeto, io sono soddisfatto, sono contento. Missione compiuta? Missione compiuta nella misura in cui abbiamo fatto 90 minuti, anzi 94 minuti di grande intensità, di grande volontà, quindi ciò che abbiamo raccolto in termini di risultato credo che sia frutto veramente di un lavoro fatto in maniera egregia da parte dei ragazzi, quindi devo dire bravi a loro. Ai microfoni delle TV locali ha preferito non presentarsi Antonio Conte, lasciando invece il posto al dirigente bianconero Pavel Nedved. La Juventus recrimina su questi episodi, lei che dice? Mi dispiace che adesso devo commentare vedendo, sapendo che mister si è arrabbiato, perché lui giustamente vuole che la società difenda il lavoro suo e dei giocatori, che è straordinario fino a questo momento, e purtroppo io non riesco a dare nessuna spiegazione al nostro allenatore e ai giocatori perché non ci diano i rigori, e questo io non ci sto, perché io la faccia non la metto, cioè, sono arbitri che devono prendersi la responsabilità e fischiare rigori. Da un giudizio sul Parma? Bene, devo dire che ho visto una partita molto bella, molto tirata, giocata a sfinimento da tutte e due squadre. La serata si era aperta con l'omaggio del Tardini a Hernán Crespo, che ha dato l'addio al calcio ad alti livelli e ora andrà a giocare in India. A Parma Juve sarà dedicata la puntata speciale di Calcio e Calcio in onda questa sera in diretta alle ore 21.